No, sono molto soddisfatto, diciamo, dell'andamento della manifestazione. Abbiamo avuto un numero di partecipanti abbastanza buono, diciamo 250, e il tempo ci ha dato una mano, ha tenuto. Gli atleti che abbiamo intervistato all'arrivo sono molto soddisfatti del percorso, è stato impegnativo però di loro gradimento. Percorso, diciamo, odierno, partiva con un giro di lancio di 6 km, passavano, transitavano nell'abitato di Torreano. Dopodiché percorrevano dei single track in discesa, ripassavano un'altra volta verso Torreano nel paese, zona arrivo, facevano una salita circa mezz'ora e riprendevano l'anello del primo giro. Dislivello totale 1400 metri che si sviluppava su 43 km. Noi ci impegniamo per migliorare sempre più il livello del percorso. Sì, il nostro ideale sarebbe quello di arrivare a fare dei campionati, diciamo, a livello sia regionale che nazionale. Siamo una piccola società di 10 tesserati, siamo tutti impegnati in questa manifestazione e ci sono anche dei corridori che organizzano, quindi un doppio lavoro. Noi organizziamo, diciamo, questo qua è l'evento principale, che facciamo parte del Challenger, però abbiamo altri avvenimenti, la Torre Enduro, che è una gara sempre di mountain bike di discesa. Ringraziamo l'amministrazione comunale, la protezione civile e tutti i volontari che ci hanno dato una mano sul percorso per la riuscita delle manifestazioni. Oggi è stata una bella gara, il tempo ha tenuto, le salite sono state molto belle, molto veloci, la discesa veramente bella, impegnativa, per fortuna è asciutto, è andato tutto bene. Io oggi mi sentivo bene, dopo la gara di domenica scorsa ho fatto veramente fatica a recuperarla, era molto difficile, fino a venerdì ero sempre molto stanco, ma oggi per fortuna il clima è un po' fresco. Si stava veramente bene. Faccio le gare che riesco perché vorrei provare a fare il Marathon Tour, visto che sono secondo in classifica, anche se siamo solo a metà del campionato.
Beh, intanto grazie per i complimenti, che oltre a te vedo che con piacere che stanno arrivando anche da tutti gli altri concorrenti e dalla gente che era sul percorso a vedere. Beh, noi diciamo che siamo partiti con quella di entrare nel challenge, nel trofeo Sportler Marathon, ci siamo riusciti quest'anno, c'erano tantissime cose da fare e soprattutto gli standard qualitativi sono altissimi. Speriamo di aver raggiunto, diciamo, tutti gli obiettivi minimi e anche qualcosa di più e poi eventualmente 27. Per un prossimo anno o comunque per gli anni futuri di guardare ancora più in grande e allargare i nostri orizzonti appunto per entrare in un panorama ancora più importante. Provando il percorso e i giorni scorsi si pensava si dovesse stare oltre le due ore, però evidentemente il terreno che permetteva di correre e comunque i concorrenti che ci hanno messo del loro hanno fatto sì che i tempi di percorrenza si siano abbassati notevolmente. No, io volevo solo ringraziare tutte le persone che hanno collaborato a questa manifestazione. Sembra che appunto sia veramente al top, diciamo, dalla protezione civile ai motociclisti, a tutti i volontari, ai familiari, diciamo, no? Perché mamme, papà, mogli, figli e tutti gli amici di Toreano che hanno collaborato appunto alla buona riuscita di questa gara e speriamo di ripeterci anche il prossimo anno. L'evento principale per noi a Palmanova sarà la 12 ore, quest'anno in anticipo rispetto all'anno scorso si svolgerà l'11 e il 12 luglio. Posso anticiparvi che ci potrà essere una novità, infatti contempliamo la partenza dalla piazza
e dopo ci immetteremo come l'altro anno sul percorso dei bastioni di circa 5,5 km sulla cinta muraria compresa tra Porta Cividale e Porta Udine. Questo, ripeto, 11 e 12 luglio a Palmanova. Iscrizioni è possibile farle online, troverete tutte le istruzioni sul nostro sito web e se no in loco il sabato 11 ovviamente presso il polisportivo comunale di Palmanova.